Allora, buonasera, siamo qui a presentare un'esperienza che si è volta in quest'anno tra dei ragazzi e delle ragazze catalane dell'aiutamento di Manresa con dei ragazzi e delle ragazze di Verona. Questa è un po' la sintesi del lavoro che è stato fatto. Ad aprire questa sintesi dell'esperienza, questa testimonianza, c'è con noi Antonia Pavesi, delegata alla cultura del Comune di Verona, che ha dato un po' il sostegno, oltre che al Festival del Tocatì, però sta aiutando per mettere in moto, sì, un certo scambio tra ragazzi e ragazze. E poi abbiamo Clotette Munse, invece in rappresentanza dell'aiutamento della Catalogna. Io vi ringrazio già a nome dell'Associazione Giochi Antichi, sono stato un po' con i ragazzi e le ragazze e mi piacerebbe che ci sia un po' di interesse a sentire questa testimonianza. Grazie intanto. Grazie. Buonasera a tutti. L'anno scorso ci siamo incontrati proprio in occasione del Tocatì fra il Comune di Verona e il Comune di Manresa per firmare attraverso il supporto e l'organizzazione dell'Associazione Giochi Antichi questo scambio. Allora, il cuore di questo evento saranno i ragazzi, i protagonisti, perché i protagonisti veri sono loro. Quello che è molto importante è che il Tocatì in tutti questi anni è partito come un gioco, si è ampliato con gli incontri, si è ampliato con gli eventi, ma è anche diventato promotore di buone azioni. E attraverso lo stimolo del gioco e il rapporto fra paesi hanno costruito anche questo progetto Erasmus. Quindi il veder nascere da una semplice attività che è partito solo come una valorizzazione del gioco ed è riuscire ad arrivare a creare movimenti fra giovani all'interno dell'Europa è una grandissima iniziativa, è un grandissimo valore, perché quello che noi dobbiamo fare è sempre riuscire a dare delle opportunità ai nostri giovani. Non basta che creiamo degli eventi, delle situazioni, dobbiamo dare a loro delle opportunità. Sarà molto importante sentire la loro esperienza, vedere come l'hanno vissuta, come hanno vissuto il gioco antico a Manresa, come quelli di Manresa hanno vissuto il gioco antico a Verona e capire da questo che cosa hanno portato a casa. Io spero che questo possa continuare, che sia, visto che questi progetti europei Erasmus possano continuare e che il Tocatì, come il Festival del Gioco di Manresa, possa essere l'occasione per i ragazzi per unirsi e attraverso questa proprio idealità che è la tradizione che dentro di noi sta e che ci fa dialogare. Quindi ascoltiamoli e buon lavoro e speriamo che questo sia solo un inizio. Grazie. Desde la Diputación de Barcelona hemos traído un pequeño obsequio al Comune de Verona por el soporte que dan para la recepción de este proyecto. Dunque, diceva che dalla parte della provincia di Barcellona, Diputazione di Barcellona, hanno portato un piccolo regalo per ringraziare appunto di questa opportunità che hanno avuto con questo progetto Erasmus Plus. Y como muy bien ha resumido, el proyecto es un intercambio europeo entre jóvenes de Verona y de Manresa. Y no voy a avanzar nada porque ahora ellos tienen preparado para explicar a todo el mundo qué es lo que han hecho, qué es lo que han sentido y cómo lo han experimentado. Damos la palabra a los jóvenes, que son los que tienen el poder. Quindi ha detto che appunto, come è stato detto, questo è uno scambio interculturale, quindi adesso diamo la parola ai giovani che sono il centro di questo progetto che è stato fatto e cominciamo con la spiegazione del progetto. Buona tarda, buonasera. Doncs començarem amb una mica l'explicació del progecte. Direm primer que combinarem el català i l'italià. El català tindrà traducció italiana perquè tothom ho puguem entendre. Doncs bé, el projecte Femtech Europa es tracta d'un projecte d'intercanvi juvenil
que va relacionat i gira al voltant del món del joc tradicional, de fet. S'emmarca dins del que és el projecte Erasmus Plus i es tracta d'un voluntariat. Ciao. Hola. Ciao. Ivet è una delle giovani, stanno dentro il progetto. Sta spiegando un po' che il progetto consiste in un scambio giovanile intorno al gioco tradizionale e questo è involto nel progetto di Erasmus Plus. Si ens fixem en el nom del projecte, Femtech, ja en català ja té aquesta vinculació amb el joc. De fet, Femtech és aconseguir punt, guanyar una jugada. Il nome del progetto è Femtech, che vuole dire fare un punteggio, fare un punto. Però a més, Femtech és l'acrònim de Treballem l'empoderament pel carrer, és a dir, que els joves tinguem la iniciativa de promoure els nostres propis projectes i guanyar autonomia. Tech, i l'acrònimo di Tech vuole dire Treballem l'empoderament al carrer, che tradotto sarebbe che stiamo lavorando, stiamo dando degli strumenti ai giovani per sviluppare la sua autonomia. Així que en general podem dir que l'objectiu final del projecte Femtech Europa és que un grup de joves baronesos i manresans siguem capaços d'organitzar un seguit d'activitats en què compartim les dues visions dels jocs tradicionals. Quindi l'obiettivo del progetto è un po' quello di fare un scambio tra 10 giovani catalani e 10 giovani italiani perché possano organizzare e condividere e scambiare i giochi tradizionali di ogni cultura. Buonasera a tutti. Io presenterò come vi spiegherò come è nato questo scambio tra Marresa, appunto il comune di Marresa e Verona. Allora, il contatto tra queste realtà che sono AGA, il CAE, comune di Marresa e Diputazio Barcellona, è nato dal fatto che anche a Marresa c'è la settimana del gioco al carrer, che è la settimana dei giochi di strada, che è in tutto e per tutto simile al Festival Tocatì. E per questo è nata l'idea di questo interscambio, appunto perché c'è stato il modo, insomma, di avere questo scambio dei giochi tradizionali di Marresa e di Verona, e evidenziando anche similarità e differenze, tra le quali anche la data di nascita simbolica, che per entrambi i festival è il 2003, sia per la Semana de Joc al Carrer che per il Festival Tocatì. We'll be right back.
Hola, a continuació, bueno, jo sóc l'Adnan Joan, bueno, us explico la preparació del projecte. Que la preparació del projecte va començar mitjançant una carta on tots els joves que volien participar al projecte FemTech teníem que escriure una carta escrit per explicar la nostra experiència, vivències, on mitjançant el joc. Lui e Annan ci spiega un po' la preparazione di questo progetto, che è iniziato con una selezione di 10 giovani catalani dove loro hanno dovuto fare scrivere una carta di presentazione. Siamo in cerca, no? Sì. Una vegada triats els 10 joves del projecte FemTech, que ara us els presento, que són l'Ahmed Arjuan, l'Ahmed Drausi, Reda, Mohamed, Mònica, el Rashid, l'Albert, qui més falta? I la Núria i l'Aleix. I els nostres tres... I la Ivet. I els nostres acompanyants són la Laura, la Munsa i la Montse. On és la Montse? Ai. I, bueno, i l'Inasi, el Marc, que no m'oblido, la Teresa... On és? L'Aina! Bueno, una vegada triats els 10 joves... Una vegada triats els 10 joves, el que hem de fer és una matinada, on teníem que veure els jocs tradicionals catalans i conèixer-nos entre nosaltres, que no els coneixíem. Prima ha presentato quelli 10 giovani catalani, anche i suoi accompagnanti, e poi ha iniziato a spiegare che dopo la scelta dei 10 giovani abbiamo iniziato a fare diverse formazioni. Questa prima formazione è stata nel TAS da Jocs, dove hanno imparato diversi giochi tradizionali. Sì, scusa, non hai detto TAS da Jocs, sì, scusa. La prima vegada che volíem veure els italians va ser mitjançant el Skype i el Facebook, on vam veure les seves cares, home, no els coneixíem, on vam veure les seves cares, per exemple, la Valentina, qui, on són els Karim, el Bernardo, els vam veure. Per segon, per dur a terme la nostra pràctica va ser a la moguda de l'agulla. És un dia on totes les famílies i tota la gent que podia participar venien a jugar. Un altre degli incontri è stato via Skype, dove il gruppo dei catalani e italiani si hanno potuto vedere per prima volta. E poi un'altra della sezione formativa è stato in La Moguda l'Agulla, un'attività che organizza il CAE, che è sul gioco in famiglia, e dove loro hanno potuto fare dei volontari e mettere in pratica quello che avevano imparato prima. Sì, e per ultimo che ci quedava era triar els jocs on portar-los aquí a Itàlia i fer-los servir a Manresa i res més. I clar, em quedo amb els que no coneixíem jocs fins que els vam veure amb el Jordi Lorente, que és un voluntari que ens van fer aquests jocs tradicionals catalans. Per último spiega que la última formazione dove abbiamo scelto quei giochi catalani che volevamo insegnare agli italiani, e che lui si tiene che quello meglio e che ha imparato tanti giochi della sua della cultura catalana in questa formazione. Aspetta, posso toglierlo? Dunque, io sono Anna Chiara, faccio parte della parte italiana, diciamo, del progetto. Per quanto riguarda la preparazione in Italia, invece, noi siamo 10 giovani che ci siamo offerti volontariamente, in quanto siamo tutte persone che collaborano sia con il Tocati sia con l'Associazione Giochi Antichi. Ci hanno parlato di questo progetto ed essendo noi molto interessati a scoprire culture nuove, abbiamo deciso di accettare. Abbiamo avuto una prima fase in cui ci sono stati spiegati i giochi, in cui abbiamo parlato delle similarità e delle analogie che ci sono fra i giochi italiani e i giochi catalani. Ci siamo poi divisi in 5 coppie, ad ogni coppia era stato dato un paio di giochi in modo che venisse studiato in modo più approfondito, in quanto i giochi tradizionali devono essere studiati per essere poi tramandati alle prossime future generazioni.
Quindi tramite sia l'Associazione Giochi Antichi con la ricerca bibliografica sia una ricerca personale abbiamo approfondito, diciamo, la conoscenza di questi giochi. Una seconda fase è stata l'imparare a giocare noi stessi a questi giochi, perché alcuni giochi non eravamo capaci ancora di farli, quindi ci siamo trovati, effettivamente ci siamo messi in gioco nel vero senso della parola. Quindi abbiamo imparato e poi abbiamo deciso quali giochi portare alla delegazione catalana a Manresa direttamente. L'ultima parte, la terza parte, diciamo, è stata utilizzata per cominciare a pensare a questa presentazione in modo da poter spiegare a tutti voi, a chi vuole appunto avere un punto di vista più approfondito sulla questione, come poter fare, e quindi abbiamo iniziato a pensare a questo. Bona tarda a tots i a totes. Jo sóc l'Aleix Badia i formo part de la delegació catalana. Ara, juntament amb la Desiree, us explicarem les nostres vivències quan la delegació baronesa va estar a Manresa amb tots nosaltres. Per començar, els catalans, quan minuts abans de que arribessin tots els italians a Manresa, hem de confessar que estàvem nerviosos, inquiets. Tot i haver conegut els italians mitjançant Skype o pel Facebook, no teníem ni idea de com seríem, com eren ells, ells segurament no sabien com érem nosaltres, i teníem dues principals pors. En primer lloc, l'idioma, no sabríem si ens entendríem o no, i en segon lloc, no sabríem tampoc fins a quin punt estàvem disposats a venir a fer el mateix, les ganes de jugar, nosaltres en teníem moltes i no ho coneixíem. Llavors, gràcies als jocs de presentació que vam fer tot just començar, ens en vam adonar que realment ens estàvem tots allà per fer això, per passar-nos-ho bé, jugar i gaudir de jocs tradicionals, tant catalans com italians. Una de les mostres de l'interès aquest que teníem per jugar és que només començar vam descobrir el joc que passaria a ser el joc estrella de tota l'estada italiana i baronesa, el Tomatito Tomatito. Hi, lui è Aleix e ci spiegheranno con Desiree un po' come è stata la presenza nella settimana di Jocs al carrer di Manresa. Lui spiega che all'inizio avevano un po' paura, perché anche i dubiti, perché non sapevano come gestire questo che l'idioma è diverso, no? E anche un'altra paura era quella che non sapevano bene se loro avevano la stessa voglia di fare tutto questo come loro. E dopo ci spiega anche che il primo incontro è stato un inizio molto carino, perché grazie ai giochi di presentazione così hanno potuto iniziare a conoscersi, e anche spiega che questo Tomatito Tomatito è il gioco che durante tutte le settimane hanno stato giocando, e è stato un punto importante in questa esperienza. Durant l'estada, crec que tots els catalans inconscientment ens vam plantejar com a objectiu molt clar intentar aprofitar totes les estones que no estiguessin fent formació o dinamitzant alguna plaça o fent algun joc programat. Vam estar com buscant la manera d'autogestionar-nos jocs i buscar moments per jugar, disfrutar i a partir d'aquí practicar la cohesió.
un altre punt que va ajudar a tenir molt bona cohesió i que hi hagués molt bona relació entre tant catalans com italians va ser el fet que allà a Manresa vam fer tots els àpats conjuntament. Estàvem a l'alberg de Manresa i el fet de, mentre menjàvem, mentre sopàvem, dinàvem, poder parlar de qualsevol cosa, converses disteses, va fer que fluís aquesta amistat que s'ha prolongat durant tota l'estada. Lui ci spiega che a parte del programma ci sono stati due spazi importanti in questa coesione, che uno è fuori programma, questi giochi che loro hanno fatto per fare un po' la dinamizzazione del gruppo, e poi anche il fatto di mangiare assieme anche lì e avere un po' delle conversazioni fuori quello formale è stato anche un punto importante. Durant els 5 dies vam tenir els italians a Manresa se celebrava la Setmana de Jocs al Carrer organitzada pel CAE. Vam tenir la sort de poder tenir una plaça on vam poder-hi portar jocs tant catalans com italians i dinamitzar-los per nanos, famílies que passaven pel carrer i estaven disposats a jugar-hi. A part d'això, els vespres ens trobàvem a la plaça Major per practicar jocs de taula, que eren una altra manera de cohesionar, de passar estones sense haver-te de preocupar de res. A part de dinamitzar places i estar jugant a jocs de taula, vam poder tenir també una nit amb un joc molt especial, que consistia en haver de desactivar unes bombes, un joc d'incògnites, que va funcionar per treballar en equip tant catalans com italians i encara més cohesionar aquest grup. I finalment vam anar al carrer del Vals, que és un carrer de Manresa, un carrer medieval que està soterrat. Llavors és un carrer molt emblemàtic de Manresa i vam aprofitar per ensenyar-lo a tots els italians. Cosa hanno fatto in Manresa? Loro sono stati in una piazza con dei giochi catalani tradizionali e con dei giochi tradizionali italiani e hanno stato per 4 giorni spiegando al pubblico, alle famiglie come si giocava questi giochi e poi anche un altro spazio di giochi è quello che si fanno nelle notte in questa settimana dei giochi che anche è stato una buona opportunità per conoscersi. E poi hanno fatto anche un gioco diverso, che è un gioco di enigma, che bisogna disattivare una bomba, anche molto divertente. E per ultimo una visita a una strada sotterranea, che anche è stato parte di questo progetto. I finalment, per concloure els 5 dies d'estada dels italians a Manresa, vam acabar amb una nit de festa a la sala de festes de Manresa, que és l'Estroica, on vam tenir una despedida molt emotiva i vam començar a imaginar què faríem quan vinguéssim tots els catalans a Verona. Per últim, diré que hanno fatto una bella festa en un posto di Manresa que se chiama Estroica, è andato tanto bene e lì già iniziavano a immaginare come sarebbe questa settimana qui. Sì, salve a tutti, come ha detto Aleix, sono Desiree e vi racconto un po' la prospettiva italiana di questa settimana a Manresa. Allora, come ha detto Aleix, il gioco è stato la chiave di questa settimana sin dal primo momento, sin da quando ci siamo conosciuti. Infatti loro ci hanno accolto con diverse attività mirate proprio al permetterci di conoscerci l'un l'altro, di conoscere le rispettive culture in modo ludico. Un'attività molto, molto divertente e importante a questo fine è stato avere dei cartoncini legati al collo, girati verso la schiena, e noi dovevamo indovinare che cosa ci fosse scritto dietro ed era nel caso dei catalani, dei ragazzi di Manresa, un qualcosa di tipico di catalano e nel nostro caso era qualcosa di tipico di Verona. E dovevamo fare delle domande, noi non conoscendo la lingua catalana e loro non conoscendo se non un minimo la lingua italiana e quindi anche qui c'era un esercizio di parlare, di tentativi di capirsi e anche rompere il ghiaccio in quanto sempre come diceva lei non ci si conosceva.
una volta capito che cosa avessimo scritto sulla schiena, dovevamo trovare il nostro doppio catalano nel nostro caso e il doppio veronese nel caso delle ragazze di Manresa. Anche qui, andando quindi proprio incontro all'obiettivo del progetto Femtech, che è anche la collaborazione e l'unione fra le diverse culture tramite il gioco. E poi sempre il giorno in cui siamo arrivati, siamo andati a vedere la Plaza Mayor, dove c'erano i giochi da tavola, come vi ha raccontato, e alcuni di noi hanno addirittura giocato con degli perfetti sconosciuti di Manresa. E il giorno dopo invece abbiamo cominciato una parte un po' più formale, ci siamo incontrati in un posto chiamato La Campana, dove abbiamo tenuto insomma delle riuniioni in cui noi abbiamo scoperto qualcosa riguardo la Semana dei Giochi de Carrer, e loro hanno scoperto il Tocati. Dopo abbiamo scoperto anche i rispettivi giochi, ognuno di noi aveva portato dei giochi e noi li abbiamo insegnati loro e noi abbiamo imparato quelli catalani. Abbiamo sistemato le piazze, allestito le piazze e poi animato con i bambini catalani. E la cosa più interessante però è che non solo i bambini catalani hanno giocato, ma noi stessi abbiamo giocato e sono uscite anche delle vere e proprie battaglie nel gioco dello scianco, che sono state molto divertenti da vedere, e sempre a indicare quanto è importante il gioco per noi, sia per noi i ragazzi di Verona che per i ragazzi di Manresa. E alcuni di lui di Verona hanno deciso di far parte del campionato del lancio delle Spardegna, che è la scarpa che avete visto nel video che lanciavano, che si teneva durante la Semana dei Jocs de Carrer. Io sono Marco e adesso affronteremo la terza parte del progetto, che è tuttora in corso, ossia il vivere insieme il Festival dei Tocati. E lo farò insieme a Nuria, che è l'esempio vivente della riuscita del progetto e delle intenzioni che avevamo fin dall'inizio. Io sono Nuria, sono catalana, ma ora intento parlare in italiano, perché grazie a questo progetto anche mi ha permesso impararlo. Allora, quest'ultima parte è iniziata giovedì, quando loro sono arrivati a Verona, e noi ci siamo organizzati per andare ad accoglierli in aeroporto, preparando cartelloni dove ho scritto Tomatito Tomatito, il gioco che ci ha accompagnato per tutta l'esperienza, e li abbiamo accompagnati, li abbiamo presi e portati a Verona a fargli fare un giro, che vi spiega. Sì. E dopo l'aeroporto siamo andati al centro della città a mangiare in la cucina del festival, e poi siamo
andati a, a vedere un poco la città? Il mattino seguente invece è iniziata la, la vera la prima fase del nostro soggiorno qua al Tocati, che consisteva nel, nel progetto della Kids University. Siamo andati all'Università di Verona, dove abbiamo insieme, portando vari giochi, alcuni giochi italiani e alcuni giochi catalani, appunto nel parco dell'università, abbiamo fatto giocare tre classi di ragazzini per, durante tutto il giorno, facendoli appunto provare diversi giochi che avevano anche molte similitudini tra di loro, nonostante fossero di nazionalità diverse. I nostri giochi sono la Spardegna, come già ha detto Desiree ante, e las villas catalanas, che potete vedere in Piazza Erbe, e un gioco molto semplice che è Els Molinets, è questo, che si fa con una carta. E per finire la corsa de panis, che è un gioco di corsa in squadra con sacchino. Sacchettino. Sì, sì, sì. Sacchettino. Sacchettino. Una volta finita l'esperienza in università, abbiamo iniziato a trovarci quotidianamente in questi due giorni per preparare questa presentazione e decidere come organizzarla. E quindi tutto il processo di organizzazione di questo momento ci ha aiutato comunque a crescere come gruppo e a stare sempre meglio insieme, quindi a creare un vero e proprio gruppo, una vera un'unità tra di noi. E ora stiamo visitando le piazze della città, del tutti i giochi del Tocati. Ya está. No, in conclusione possiamo dire, secondo me, che l'intento iniziale di questo progetto, che era quello di mettere in contatto due comunità molto diverse tra di loro attraverso il gioco e di farle crescere insieme, è perfettamente riuscito, perché per esempio ieri notte alle 2 eravamo tutti insieme in Piazza Isolo a giocare a Tomatito Tomatito e a vari giochi catalani. Quindi personalmente penso di poter dire che l'intento del progetto sia riuscito completamente. Dunque, il nostro video di presentazione è finito, però ci tenevamo moltissimo a far passare una serie di immagini, cioè le immagini di tutte le persone che hanno partecipato a questo progetto, sia le persone, i ragazzi come noi che hanno appunto partecipato giocando, sia le persone che ci hanno aiutato facendoci fare le riunioni, sia tutte quelle persone che ci hanno aiutato in ogni momento con i progetti, con tutto quello che insomma abbiamo potuto fare.
Questo è molto importante perché le persone fanno i progetti e le persone sono quelle che si conoscono, si scambiano informazioni, si scambiano culture e tramandano culture. Quindi speriamo che questo sia un primo progetto per poter magari averne un altro l'anno prossimo con un'altra 20 persone, 20 ragazzi di altri paesi europei che si scambiano culture, informazioni, idee e magari rimangono in contatto, chissà, anche per un futuro. Niente, soltanto volevamo ringraziare a tutte quelle persone che hanno fatto possibile questo e anche ai giovani, perché anche grazie a loro questo è stato un bello progetto. E niente, non so se vuoi dire qualcosa. Niente, basta. Non so se qualcuno che non è salito vuole dire qualcosa. Rido. Tomatito, tomatito, rida! Grazie di tutto e di tutti. Speriamo appunto che vi sia piaciuto il nostro progetto. Se volete potete seguire sempre di più sia l'Associazione Giochi Antichi sia il CAE e magari l'anno prossimo qualcuno che conoscete anche voi farà un progetto del genere.